Ciabattando per Trastevere, reso il dovuto omaggio ai due poeti, nati in secoli diversi ma morti lo stesso giorno, nel solstizio d'inverno, il Belli e il Trilussa, interpreti dello spirito cinico un po' cialtronesco di noi romani, e con in testa gli acquerelli di Ettore Roessler Franz, che a dispetto del nome nasce, vive e muore a Roma, meditando sulla Roma sparita, quella che resiste e quella che sta sparendo. Ci avviamo su via Garibaldi, strada poco battuta dagli umani, perché in salita e dal traffico gommato, in quanto praticamente non porta in nessuna arteria vitale. Proprio per questo conserva un proprio fascino, oltre a uno straordinario panorama e a grandi tesori, come il cosiddetto Fontanone del Gianicolo, inaugurato nel 1612, commissionato da Paolo V Borghese a Giovanni Fontana, che insieme al fratello Domenico aveva già progettato l'acquedotto Felice. La chiesa di San Pietro in Montorio, fine 400, finanziata dai reali di Spagna, che ancora oggi se la tengono stretta in quanto sede della Reale Accademia di Spagna. Il magico tempietto di Donato Bramante, all'interno del chiostro, inizio 500. L'antica residenza dell'Accademia dell'Arcadia, sorta nell'ottobre 1690, sulle ceneri dell'Accademia Reale, fondata da Cristina di Svezia, che grazie alla generosità, con tutta probabilità interessata, di Re Giovanni V del Portogallo, come ricorda una lapide, poté essere acquistata e inaugurata nel settembre del 1726. E infine, oggetto del nostro itinerario, la chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori, la cui elencazione vi risparmio. Lavoro incompiuto del Borromini, come gli succede spesso. L'opera nasce per volontà di Camilla Virginia Savelli, che non ancora ventenne sposa nel 1621 Pier Francesco Farnese, quarto duca di Latera. Si dice che sia stato un matrimonio di interesse, che comunque non produrrà eredi. Il ramo si estinguerà e le proprietà vendute nel 1658 al cardinale Flaminio Ghigi, nipote di Papa Alessandro VII. Pier Francesco morirà 4 anni dopo e sarà seppellito nell'annesso convento della chiesa. La moglie lo seguirà nel 1668. Donna Camilla, che ha 4 cognate monache, si dedica presto a opere pie e ad attività spirituali, legandosi particolarmente con la cognata Isabella, che aveva fondato diversi conventi per le Clarisse. Il suo esempio la farà decidere a costruire un convento proprio a Roma, alle pendici del Gianicolo, su suggerimento di una cugina, in futuro Santa Giacinta Marescotti. Vinte le resistenze del marito, nel 1641 comprano una proprietà, già del signor Giulio Cesare Pandini, dove verrà fondato l'Ordine delle Oblate Agostiniane ed eretto un convento e la chiesa. L'incarico viene affidato a Borromini, che inizierà i lavori nel 1643, realizzando una parte della chiesa, la facciata e l'atrio ottagonale, rovinato dall'inserimento di una cappella in fase successiva. Ma 3 anni dopo essi vengono interrotti, quasi sicuramente per mancanza di fondi. Borromini non seguirà più i lavori, che saranno ripresi per l'esterno tra il 1668 e il 1676 da Francesco Contini e all'interno da Antonio del Grande, ambedue architetti romani, tra il 1648 e il 1652. Il risultato, come vedete, è qualcosa di interrotto. Manca l'intonacatura e solo a tratti si riconosce lo stile dell'architetto, sebbene l'insieme dia l'impressione un po' claustrofobica di una fortezza inespugnabile, forse con riferimento al carattere strettamente monastico del fabbricato. La chiesetta a pianta longitudinale subisce anch'essa qualche maltrattamento con i restauri di metà 700 e 800 e infine del 1929 ad opera di Antonio Muñoz, romano, definito il Deus ex machina e braccio esecutore del regime nella trasformazione della Roma moderna,
con risultati alterni, talvolta discutibili. Qui sostituisce il pavimento riducendolo ad atrio condominiale. Anche la coloritura delle colonne avviene in epoca successiva, come i punti luce, due aspetti significativi della filosofia borrominiana. La trovata del nostro architetto è sicuramente nel nastro marmoreo, sorretto dalle colonne, che segue un andamento sinuoso che copre senza interrompersi mai il perimetro della chiesa, formando, omaggio all'antichità, un arco siriaco, ma forse qui l'originalità all'interno di una struttura. Quadri ornano i tre altari, una copia di un'annunciazione del secolo XV di scuola toscana, un Cristo morto attribuito a un pittore a me sconosciuto che si chiama Cicognani, e l'ultimo, databile intorno al 1655, al pittore Carlo Maratti o Maratta, marchigiano di Camerano, pittore piuttosto famoso all'epoca che riesce a bilanciare il classicismo con lo spirito barocco. Qui la scena è tratta da una leggenda non documentata della vita di Sant'Agostino e riportata, pare per la prima volta, in un libro, il Catalogus Sanctorum, del vescovo Pietro De Natali, intorno al 1372. Il filosofo passeggiava per la spiaggia, meditando di scrivere un libro sui misteri della Trinità. Incontra un bambino che, con l'aiuto di una conchiglia, prendeva l'acqua del mare per versarla in una piccola buca. Alla domanda su che cosa stesse facendo, il misterioso bambino risponde che vuole svuotare il mare per metterlo nella buchetta. Agostino, sopravvalutando l'innocenza del piccolo, gli spiega bonariamente come ciò sia impossibile, beccandosi una risposta spiazzante, e cioè che per lui era più possibile fare questo piuttosto che per Agostino spiegare in minima parte in un libro il mistero della Trinità. Mai dare per scontato ciò che fanno o dicono i bambini. Ovviamente, trattandosi di un convento, c'è anche un chiostro ampiamente rimaneggiato e attualmente condiviso tra qualche suora e un hotel a 4 stelle, il Donna Camilla Savelli. Per chi ne avesse voglia, ci sono un paio di disegni della chiesa del Borromini conservati all'Albertina di Vienna e pubblicati online. Mentre sarà impossibile vedere il modello in cera rossa, inventariato alla morte dell'artista come facciata della chiesa della duchessa De Madre. Un saluto da Vittorio.